Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di modem e ISDN ed ADSL. È utile mettere da parte qualche modem analogico e o qualche terminal adapter o router ISDN oltre a qualche modem e o router delle prime ADSL? Secondo me sì. Soprattutto relativi, diciamo, ai modem della seconda generazione con velocità superiori ad almeno a 14.4. De facto i primi modem, quindi a 300, 600, 9600 bps, erano troppo scadenti, non ci si faceva quasi niente su una BBS perché la velocità di trasferimento era troppo modesta. Si incominciò a sfruttare il doppino di rame per i servizi internet, che furono abbandonati dall'università e passati ai gestori telefonici, che però sino a quel momento avevano fatto solo traffico voce, e quindi i gestori telefonici iniziarono a allargare il mercato anche al traffico dati, che crebbe rapidamente fino a superare il volume sia in termini di fatturato sia in termini di ore di traffico sul traffico voce. Quindi il traffico dati divenne rapidamente una voce, praticamente un capitolo, ecco, un capitolo molto importante degli internet service provider, quindi dei gestori telefonici. La prima versione del web, la 1.0, si poteva fruire in modo utile solo se si disponeva almeno di un modem a 14.4. Meglio se si aveva un modem a 28.8, ancora meglio se si aveva un modem a 33.6. Io tralascerei i modem a 56k che hanno una banda asimmetrica, 56kbit in download e 33.6kbit in upload. Però questi modem, a differenza dei modem a 14.4, 28.8 e 33.6, ecco, i modem a 56k hanno tutti i protocolli asimmetrici, mentre gli altri hanno protocolli simmetrici. Quindi i modem 56k con i loro protocolli asimmetrici, a mio avviso, sono più prossimi al mondo ADSL. Quindi, punto 1, io vi consiglio di rintracciare almeno un modem nella velocità che volete tra 14.4, 28.8 o 33.6. Non importa se il modem ha un chipset USE Robotics oppure se ha comandi Rockwell. L'importante, a mio avviso, è reperire in usato qualche modem per conservare il ricordo dell'hardware delle prime macchine che ad uso privato e in modo hobbistico, queste macchine, quindi erano, questi computer erano capaci di connettersi ad internet avendo un minimo di produttività personale. Discorso a parte sono i terminal adapter ISDN e router ISDN. Questi hardware sofisticati permettevano un collegamento stabile e veloce ad internet, solitamente via Ethernet, con velocità da 64 kbit al secondo bidirezionale, oppure a 128 kbit al secondo su due canali, appunto impiegando anche il secondo canale ISDN. È utile reperire un router o un terminal adapter ISDN? Ecco, dipende. Se si mira ad avere un assortimento, quindi una collezione di computer, sia rappresentativo anche delle connessioni home computer verso internet, ecco, allora va sicuramente reperito nell'usato un apparato ISDN, dato che tale tecnologia fu una pietra miliare per il percorso delle connessioni internet. A differenza delle linee analogiche RTG, che avevano un numero di telefono ed una linea di telefono unica, quando si impiegava la linea per il traffico dati non era possibile ricevere telefonate voce. Con un apparato ISDN si aveva due linee telefoniche digitali, ed anche impiegando un canale per una connessione dati ad internet a 64 kbit al secondo era comunque facile fare e ricevere telefonate usando il secondo canale.
Telecom dal 1999 per diffondere il digitale nelle famiglie e fece un'offerta di conversione gratuita da linea analogica RTG a linea digitale ISDN, installando un BRI, appunto una borchia di solito NT1 Plus, a cui era possibile agganciare quindi i soliti telefoni analogici, compresi RJ11, e fruire internet dal bus S, compresa RJ45, tramite un router ISDN. Quindi ISDN non fu solo hardware ben noto nel business computing, ma fu hardware ben noto e diffuso anche nel segmento home computing in Italia. Dal 2000 iniziò a diffondersi anche ADSL solo in alcune città. I primi modem ADSL o router ADSL gestivano 640 kbps al secondo in download, 128 kbps in upload, e già si capiva che le connessioni ADSL promettevano velocità molto più potenti, ancorché sul momento più costose di quanto invece offriva ISDN. La tecnologia ADSL fu implementata dai gestori ISP per sfruttare la buona rete di rame che era stata stesa in Italia in epoca di monopolio Telecom dal 1950 al 1980. Rapidamente le offerte commerciali presero a salire di banda: 1 megabit, 2 megabit, 4 megabit e poi 7 megabit al secondo. Ecco, un po' tutto dipendeva dalla distanza della casa dell'utente alla centrale Telecom, in cui era appunto installato il DSLAM, da cui poi successivamente si accedeva ad internet e si poteva andare a fruire YouTube in modo relativamente fluido con ADSL se si aveva almeno 4 megabit al secondo in download, perché con ISDN a 64 kbps YouTube proprio non si vedeva. Ecco, a mio avviso anche un modem o router della serie ADSL1 a mio avviso andrebbe rintracciato nell'usato. Tutto questo ovviamente a prescindere dal fatto che i vecchi modem a 14.4, 28.8, 33.6 oppure un router SDN oppure diciamo un modem ADSL1 siano ormai hardware obsoleti e non più utilizzabili per una connessione dati con un service provider. A mio avviso andrebbero comunque collezionati per dare appunto una visione rappresentativa delle connessioni internet nel segmento home computing. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.